Oh mio Dio, cosa ha sbagliato, raga? Cosa ha sbagliato sto qua? Raga, questo è Majin Vegeta 3 stelle. Questo è Majin Vegeta 3 stelle, raga. Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs. Spero che vi siate già recuperati tutte le tre parti dei vari tripli pool che abbiamo fatto io, Kine ed Enfire tutti insieme. E dopodiché è uscito lo speciale 12K. Tra l'altro, raga, vi ringrazio ancora tutti quanti per il continuo supporto che mi state dando, perché il canale è in costante crescita, raga. Praticamente dall'anniversario siamo bene o male raddoppiati e la cosa non può che riempirmi il cuore di gioia. Quindi, raga, grazie davvero di cuore a tutti quanti. Ma detto ciò, raga, ora è il turno dello showcase di Majin Vegeta. Personaggio immenso, raga, insano. È una cosa che onestamente non mi aspettavo dopo aver letto il kit. Lo immaginavo forte, ma non così forte. Ma prima di cominciare, raga, come sempre, un bel like per il supporto se ancora non l'avete fatto e siete interessati a nuovi contenuti di Dragon Ball Legends o di Dragon Ball Z, Dokkan Battle, la Worldwide Celebration o la celebrazione dei milioni è alle porte, raga, quindi il video pool arriverà dopodomani, immagino che possa riuscire a farlo. Penso di sì, domani o dopodomani. Ecco, se siete interessati a questi contenuti, piazzate un bel click sul tasto iscriviti. Detto ciò, raga, sigla. Majin Vegeta, raga, onestamente non mi aspettavo che il personaggio sarebbe stato così buono. Stiamo parlando di un personaggio che, raga, non esagero, è bene o male ai livelli di Vegito Blu. Non sto assolutamente esagerando e non sto assolutamente scherzando. Lo vedrete, raga, in PvP. Vi faccio vedere rapidamente team, personaggio, equipaggiamenti, tutto quanto. E vi ricordo che ce l'ho a 3 stelle, quindi una cosa abbastanza abbordabile, raga. Potete trovarlo una volta, avete le stesse statistiche, vi cambia un attimo la Z-ability. Il personaggio, quindi, una volta che lo trovate, fa questi danni, indipendentemente dal numero di volte che l'abbiate trovato. Anche il minimo di volte va bene. Super figate del personaggio, chiaramente main ability, che si pesca una special move, recupera 50 di chi e si mette un più 100% di danno extra sulla prossima special move che andrà a utilizzare. Farà un botto male, raga, ho visto veramente fare buchi su personaggi come Trunks Rage e Zamasu a stelle rosse, alte alte alte, col mio Vegeta 3 stelle. Raga, è qualcosa di sorprendente veramente. Inoltre, annulliamo completamente qualsiasi tipo di cover change per 10 timer count da quando l'attiviamo. Non ho parole, non ho parole. Dopodiché abbiamo danni extra contro Goku, danni extra nel caso non ci sia Goku, recupero del ki quando entriamo in campo, altro danno extra quando entriamo in campo che non se ne va col tempo, riduzione del danno del 30%, un più 30% ancora di danno extra, e chicca finale ogni volta che l'avversario utilizza una Blast, Strike o Special mentre il vostro Vegeta è in campo, ci becchiamo un più 20% di danno inflitto per 20 counts e riduciamo il danno ricevuto del 10% per 5 counts. E raga, è un personaggio fenomenale. La special move chiaramente buca completamente le difese avversarie e ha l'anti-endurance e carta verde con range baratissimo che va lontano l'avversario, vi starta una combo, vi pesca una carta, vi recupera 30 di ki e vi mette un più 20% di danno inflitto per 15 counts. Raga, andiamo a provarci il personaggio, ma prima vi mostro i vari equipaggiamenti. Questi sono quelli per Majin Vegeta, questi sono quelli per Vegeta Pur, Vegeta Verde Legends Limited, Vegevo Blu, Trunks Ultra Space Time e Trunks Rage. Il team, raga, ve lo dico, è veramente, veramente top tier attualmente, il Vegeta Family. Andiamo, via. Partiamo con un Team Future. Ok, Trunks come primo colore. Non benissimo, ma almeno startiamo in combo nel modo migliore. Facciamo uno switch e facciamo anche questa. Butterà Cell. No. Ok, come vuoi. Vabbè, giustamente si recupererà milioni di HP adesso.
Ottimo ritardo. Ma perché non mi ha fatto il vanish? Che senso ha sta cosa? Tutti un Vegeta. Non l'ho capita, raga, non l'ho capita. Ho chiaramente swipato, non mi ha fatto nulla. Facciamo così, facciamo così. Spero che faccia uno strike. Ok, c'è strike, è una... uno spostamento. Va bene, Cell. Io glielo rascio, raga. È il colore verde. È lo showcase di Majin Vegeta. Rasciamolo. Carta verde è utilizzata da poco, quindi spero che non me la zecchi. Bene. Mamma mia, quanti pugni in faccia questo Cell. Ok, completamente spazzato via. 3 milioni su colore a sfavore. Ok. Vai, Vegeta viola. Puoi anche morire adesso. Mi spiace solo non averti attivato la main ability. Vabbè. Grande che riesco anche a attivargliela. Oh mio Dio, cosa ha sbagliato, raga. Cosa ha sbagliato sto qua. Raga, questo è Majin Vegeta 3 stelle. Questo è Majin Vegeta 3 stelle, raga. Ah, peccato. Ullalalala, preso. Raga, questo è Majin Vegeta 3 stelle. Sta facendo il delirio praticamente. E non c'aveva ancora i buff della morte del Trunks viola praticamente. Ok, prossimo match. Vegeta viola, che Trunks viola? Android. E ci abbiamo contro il nuovo Cell. Ok. Evitiamo subito. Proviamo così. Ok, evitato. Va bene, ci prenderemo qualche danno. Non è troppo un problema. Ok, perfetto. Possiamo iniziare una combo. Mettiamo Trunks. Infatti immaginavo arrivasse 16 da un momento all'altro. Va bene. Ok, qua mi sono fatto fregare malamente. Ma possiamo prendere qualche danno e attivare i buff di Trunks. Ok, anche questo, no problem. Ho una bella carta verde in mano, pronta per l'uso. Buono, l'abbiamo preso, non ci speravo, ma è andata così. Nice. Sarebbe stato figo se si fosse pescato una carta nel momento che si trasformava. Per poter, boh, prolungare una combo eventualmente. Ok. Chill, chill, chill. Attiviamo la main. Ah, troppo lento, troppo lento. Ok, qua droppato sicuro. Nice. L'abbiamo messo in combo. Può solo che entrare 16 adesso. Io rascio, anche se dovesse entrare 16 penso ad avere i danni necessari per killarlo. Bravo di Blast. Sì, ci sono, ci sono. Basta che non ce la zecca. Perfetto. Ok, un grossissimo problema in meno per Majin Vegeta. Ora possiamo iniziare a sfruttarlo a dovere. Che aspetta un secondo a far qualsiasi cosa. Vabbè, non feintarmi, ti prego. Solo questo ti chiedo. No feint. Bene. Ok. Va bene, continuiamo a buffare.
qua sono troppo a rischio Rising Rush per buttare Majin Vegeta. Nice. Ok, ora lo posso buttare. E posso fare anche questo. Ovvero entrerà Cell, ma non partirà il suo Vanish. Stupendo, raga. E ora posso fare questo e far subito quest'altro. Che personaggio immenso, raga. Basta tenerselo un attimo per il momento giusto. E raga, lui fa ciò. Prossimo. Altro Team Android. Team Android Regen, quindi ho fatto benissimo a portarmi Trunks rosso. Altra Blast. Ok. Vediamo un po' i danni che arrivano. Decisamente buoni, raga. Si sente il suo danno extra sui Regen. Ok. Ah, bravo. Molto, molto bravo. Ci avrà una special move se mi ha fatto questo? Sì. Ci tanchiamo tutto. E recuperiamo un po' di ki, che siamo a metà. Ok, Clash. Vediamo un po' da azzeccarlo. 9-5-4. 9-9-5. Vabbè, non l'avrei mai preso. Va bene, va bene, va bene. I danni che subiamo non sono troppi. Dai, dai, che ci attivi tutti i buff. Grazie. Ah, speravo in un altro step. Mi c'ero abituato a vederla saltare. Ok, ok, ok. Mi sta counterando pesantemente in tutto, praticamente. Vediamo un po' se Trunks ci salva la situazione qua. Tankare sta tankando, però dobbiamo azzeccarlo, mi sa. No, mi sa che muore, vediamo un po' se Cell Verde è in grado di far ciò. Salvo per un pelo proprio. Molto bene, molto bene, molto bene. Eccolo qua, che arriva a salvarlo. Temporeggiamo un attimo. Ok. Ok. Direi che possiamo buttare Trunks in sacrificio. Ora questo, chiunque entri. Chiunque entri, va bene. Perfetto. Colore a sfavore, raga. Ok, eliminato così. Vediamo un po' quanto male gli fa. Troppo. Decisamente troppo. Ok, buttiamo Trunks. Va bene, si è usato il Vanish. La cosa ci torna utile. Vai. Di cosa stiamo parlando? Era full HP. Era full HP, raga. Venite a scrivermi sotto i commenti che, ma il personaggio non è che mi convince così tanto. Sì, prossimo. Team Saiyan, altro team che ha fatto un grosso upgrade ultimamente. Bruda. Ok. Ma si è bloccata proprio lì. Non è che ci potessi fare molto. Che male che fa questo Kidku. Tanchiamo il possibile. Vabbè, Bardock lo tanchiamo meglio che Kidku praticamente. Pretrasformazione. Ah, non mi è partita.
Ho miscliccato chiaramente. No, che bella mano che mi elimina. Ok, questo era non perfetto. Va bene. Blastino. Una blast. Due blast. Non ne avrà mai in mano tre, infatti. E ci perdiamo Trunks subito, in early game. Non bene, non bene, non bene. Ok, bene, bene, questo è bene. Facciamo così diretti. Benissimo, raga. Perfetto. Ok, ok, ok. Stava abusando troppo di quegli step. Qua mi perdo Vegeta. No. No, perché ha deciso di provare a mettere in combo quella carta verde. Ma c'ha priorità su tutto. Non capisco, raga. Ok, ok. Tu sei da eliminare così. Subito proprio. Proviamo di strike. Vediamo un po'. Ok. Basta. Ma hai rotto il cazzo. Non volevo utilizzarla, ma mi è toccato. Abusi troppo, ragazzo mio, di sta meccanica. E ti meriti una legendary finish. Dritta kang kang kang. Qua nei denti. Personaggio magnifico, raga. Metà HP su un Kidoku Zenkai. Più di metà HP. Così. 3 stelle, vi ricordo. Prossimo. Ultimo match contro un altro Vegeta Family. Goku, partenza con Trunks. Se l'aspettava, se l'aspettava. Il mio Vegeta Viola. Ok, switchiamo. E facciamo questo, perché no? Sono tanti debuff scomodi. Ed è anche metà HP, così. Ok, niente secondo step. Va bene, ci riprendiamo e ci recuperiamo anche gli HP. Jamajin. E allora mi allontano perché ho paura di una verde. Ok, ha voluto farsi prendere. Cioè, non so quanto fosse voluta la cosa, ma è andata così. E ci trasformiamo anche noi. Non ti temiamo. Buono, abbiamo la verde pronta. Ah, stessa idea. Ok, proviamo così. Forse non è stata l'idea migliore, però. No, dai, va bene. Va bene, va bene. Ma perché non ti eviti gli attacchi? È strano il tuo modo di giocare, bro. Ok. Ci ho messo in mezzo uno switch di troppo. Ma ce lo facciamo andare bene comunque. E facciamo ancora così. È veramente assurdo, raga, sto PG. Preso. Mamma mia. Ciao Majin Vegeta. Dai, voglio farne un altro. Mi esalta troppo usare sto personaggio. Ne facciamo una. Cosa ti disconnetti? Ma con che rispetto? Per il sacrificio di Majin Vegeta tu ti disconnette. Io ti do 10 report.
Ultimo match contro un gran bel Vegeta fan. Non volevo fare una rima, giuro. Ok, partenza, temporeggiando, colore a sfavore. Not so good. Buttiamo Trunks anche noi. Sì, assolutamente. Proviamo così. Nice. Vegeta, portaci un po' di danno. Trasformiamolo subito. Doppia trasformazione in pratica. Tappiamo per allontanarlo. Infatti stava già attaccando. Ok. Ci facciamo così e ci facciamo così. Facciamolo, dai, facciamolo. Ok, più quello che si è recuperato di quello che io gli abbia tolto, ma va bene. No, non... Non in quest'ordine! Non in quest'ordine, ma... Legends. Perché devi farmi avere questo rapporto di amore e odio con te? Facciamo così. Ok, se lo salva e butta quello viola. Gli farà malissimo. Abbastanza, dai. Ah, troppo tardi. E invece l'abbiamo preso. Ottimo. Nice. Ora facciamo un po' di delirio così. Già forfè. Raga, avete visto le stelle di questo team? Ecco, a posto, finalmente. Volevo proprio trovare un team che fosse bello stellato per farvi rendere conto effettivamente dei danni che riesce a fare un Vegeta a 3 stelle. Andiamo a parlarne. Majin Vegeta, raga, c'ho ancora pelle d'oca, voce emozionata per quello che può fare questo personaggio. Ci sarà sicuramente qualche hater del personaggio che dirà: ah, ma Chitku in realtà è migliore. Va bene, avete ragione voi, raga. Sta di fatto che Majin Vegeta, a mio parere, ora come ora, se lo prendessimo tipo a paragone con un Vegito Blu, 7 stelle entrambi, onestamente non so quanto Vegito sia meglio, Forse non lo è, raga. Raga, è un personaggio enorme praticamente, c'ha una main ability che è una delle migliori del gioco, perché la special move fa dei danni insani. Che veramente la ultimate di Vegito Blu sembrano... Cioè, sembra qualcosa di tranquillo rispetto alla special move di un Majin Vegeta coi buff giusti. Carta verde baratissima che avete visto torna mega utile in un botto d'occasioni differenti. Ed è una bomba proprio. Inoltre, sempre con la main ability, annullate completamente i cover change avversari per 10 timer count, anche con combo normali, quindi potete tranquillamente prolungare una combo di blast, di strike, entra Bojack e boom, finisce in combo, non ve la spezza, non ve la blocca, non ci sono difese extra per un possibile tank, non c'è niente di niente, raga, special move che annulla l'endurance. Senza contare che il team dove va giocato, ovvero Vegeta Family, ma volendo si può giocare anche in un Saiyan, sono due team di tutto rispetto, specialmente il Vegeta Family che attualmente penso sia completissimo, non gli manca più assolutamente niente, è diventato praticamente il team nel giro di un paio di mesi, dall'anniversario hanno iniziato a boom, pompiamo un po' questo team, raga. Questo team è diventato il team. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Majin Vegeta. Io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.